ragazze e benvenuti nel mio canale. Oggi continueremo a giocare ad Eldaria, ma continueremo la storia con Nevra. Quindi cominciamo immediatamente, così insomma vediamo come si svolge la storia con lui. Dopo quello che avevano osato dire su di me, volevo solo tornarmene a casa. Decisi quindi che avrei fatto tutto il possibile per provare che ero davvero umana. Aiutare Ezariel con la preparazione del test era la prima cosa da fare. Allora andai in una sala che aveva un tavolo nel mezzo, sul quale erano posate numerose fiale. C'erano tantissimi libri e dei miscugli strani fumavano dai becchi di Bunsen. Ezariel era già lì, intento a leggere un vecchio libro di incantesimi. E ovviamente lo osserviamo in silenzio senza disturbarlo. Mi misi in un angolo a guardare ciò che Ezariel le faceva. Sembrava così concentrato e poi venne verso di me. Sono meravigliato del fatto che tu non sia venuto a disturbarmi. Non mi piace essere disturbata quando lavoro. Hai fatto bene, la stessa cosa vale per me. Tieni, prendi questo. Mi ha dato un foglio con tutti gli ingredienti. Ok, ma dove le cerco tutte queste cose? Certi prodotti sono introvabili in negozio, per gli altri dovrai vedertela da sola per trovarli. Ok, grazie. Sempre super gentile lui. Ecco cosa devo cercare. L'acqua purificata, resina di cipresso dorato, roccia scarlatta e un frutto di selenite. Quindi adesso andiamo a cercare tutto quanto. Ciao Nevra! Nevra, capiti a pennello! Io capito sempre a pennello. Sorvoliamo. Ezariel mi ha chiesto di cercare gli ingredienti per passare il test di Fairy. Non so bene cosa sia un frutto di selenite. È un frutto. Grazie. Non ho idea di cosa sia. E ti sei detta che potrei aiutarti? Sì, perché hai l'aria simpatica. Posso solo essere gentile con una signorina nei guai. Ah, allora grazie. Andiamo, ti aiuterò a trovare questo famoso frutto. Ho seguito Nevra fino alla piazza del mercato. Se ne trovano al mercato? E dove vorresti trovarne, se no? Non lo so, non ho ancora visitato granché. Hai ragione. Credo che la cosa più assurda in questa storia sia aver acquistato un frutto da un gatto parlante. Finito? Basta? Nevra, dove sei andato? Ma uffa, speravo che la conversazione fosse un po' più lunga con te. E invece niente. Quindi adesso dobbiamo trovare chi? Lui, Valkyon. Misako, sei tu? Sì, sono io. Cosa c'è? Niente. Ezariel mi ha chiesto di cercare degli ingredienti per il test, ma non so dove. Fammi vedere la lista. C'è la roccia scarlatta. È una pietra rossa, giusto? Cosa? Sono stupito che tu sappia cosa sia. Beh, non lo sapevo a dire il vero, ma sono andata a deduzione. E sai dove trovarne? Assolutamente no. Capisco. Valkyon mi ha proposto di seguirlo lì dove potessi trovarne. Ma certo, come ho fatto a non pensarci prima? A volte le cose sono più facili di quanto sembrino. Grazie dell'aiuto. Ho quasi tutto adesso. Cosa mi manca? Allora, Misako, cominci ad abituarti un po' alla guardia di El? Ah, sì, grazie. Sei sicura? Perché me lo chiedi? Alcuni membri della guardia sono venuti a dirmi che hai litigato con Ezariel. Ah no, non abbiamo proprio litigato. Perché lui è un cretino, non è colpa mia. La cosa è più complicata. Ho sorpreso mica gli altri che parlavano di me. Ed Ezariel non ha fatto altro che dire che sono una stupida, che la mia presenza qui è inutile. E altra cosa negativa. Oh. Ma poi c'è stata l'apparizione del cristallo, quindi non ho potuto chiedergli spiegazioni. E hanno quindi deciso di farmi passare un test. E quindi io... Cosa? Il cristallo?
Sì, il cristallo della grande sala. Vuoi dire che vi è apparsa? Anche Kero è sotto shock. Nel nome di un black dog. scusa, mi faccio prendere. Devo andare a parlare con Miko. Scusami tanto. Ok, vai pure. Ah, Kero, aspetta. Che c'è? Sai per caso dove posso trovare la resina di cipresso dorato? Ne troverai facilmente al sentiero dei cipressi. Grazie, ma dov'è? Ti avrei accompagnato con piacere, ma con l'assenza di Icar sono parecchio occupato. Icar? E chi è Icar? Mi è andato via di corsa senza neanche rispondermi. Sono sicura che questo sentiero dei cipressi sia al di fuori del QG. Questo deve essere di sicuro il sentiero dei cipressi. Bam! Cos'è stato questo rumore? Veniva da lì, verso sinistra. Non c'è nessuno. Questa poi, un altro cerchio di funghi. E anche se i ragazzi mi avevano detto che sarebbe stato impossibile tornare nel mio mondo, decisi di provarci comunque. Speravo talmente che avessero mentito. Mi ritrovai a fare diversi tentativi di salti, sia dentro che fuori dal cerchio. Non sembrava funzionare, e anche se avevo di sicuro l'aria di un idiota, continuai senza sosta. La prossima volta dobbiamo davvero prendere degli appunti. Oh, c'è gente! Ma anche se non abbiamo preso nessun frutto, almeno abbiamo preso un po' d'aria, e svagarsi non fa mai male. Hai ragione, ma abbiamo comunque perso un sacco di tempo. Non mi sono mossa sperando che non mi vedessero. Non dirmi che non ti sei divertita. Non ho detto questo però. Icar! La giovane donna di sinistra ha lanciato un'occhiataccia alla donna con le orecchie da coniglio. Va bene, hai ragione, mi sono divertita. Hai visto? Dovresti davvero uscire più spesso. E a quel punto la donna coniglia mi ha vista. Alicia! Cosa? Ma chi è lei? Ottima domanda. Cavolaccio nero! Io... Che ci fai qui? E poi cosa sono quegli strani vestiti che hai addosso? Oh no, ricomincia adesso! Io sono Misako, sono arrivata qui da poco e... Non ti avevamo mai vista qui nei dintorni. Sto cercando un seme, dici? Diamine! Ma è un'umana! Pensi davvero? Sì, guarda, è in un cerchio di funghi, deve essere appena arrivata. Ma no, veramente io? Dobbiamo portarla subito da Miko. Ho già visto Miko! Vuoi andarla a disturbare per una cosa del genere? È la procedura standard di ogni qualvolta si incontri un umano. Ma l'ho già vista e... Se lo dici tu... Non le interessa proprio quello che dico. E ancora una volta, ciò che si era prodotto al mio arrivo si stava ripetendo. Avevo l'impressione di essere maledetta. Ero quindi rassegnata a doverle seguire per mettere fine a questo ennesimo malinteso. Abbiamo camminato fino al QG. Non vedo l'ora che tutta questa storia sia finita. Ragazze, come mai siete tornate così presto? Non mi sento tanto bene. Le ragazze l'hanno guardata con aria sconsolata. Vabbè, lasciamo perdere. Piuttosto che ci fate con Misako? Allora è vero che la conosci? È da prima che cerco di farvelo capire. L'abbiamo incontrata nella foresta, era nel mezzo di un cerchio di funghi, allora ho pensato che... Ci siamo dette che la cosa migliore da fare era portartela. La ragazza coniglio non ha proprio una bella cera, è troppo vomita, ci manca poco. Icar, smettila di stressarti per un niente e vai a riposarti. No, tutto bene, vado a lavorare un po' adesso. Ed è uscita dalla sala. Misako, puoi lasciarci tra noi per favore? Ah... Sì, immagino dobbiate parlare. Sono andata via, di nuovo verso la foresta.
E adesso cerchiamo questo benedetto seme. Tornai quindi sui miei passi per trovare un seme e all'improvviso sentii un rumore. Ancora un rumore strano. Arrivai davanti all'immenso albero e anche se avevo sentito uno strano rumore, non ero spaventata all'idea di incrociare una qualche creatura selvaggia. Ma quando qualcosa cominciò a muoversi in un cespuglio non lontano da me, cominciai ad avere qualche timore. Chiediamo se c'è qualcuno. Chi è là? I rumori del cespuglio sono sempre più forti. Uscite, sappiate che sono armata e non esiterò a servirmene. Che poi non è vero, non siamo per niente armate. Fui davvero sorpresa di vedere l'uomo che mi aveva fatto uscire dalla gabbia uscire da dietro un cespuglio. L'uomo mascherato. Mi ha indicato la cavità di un albero dietro di lui, intimandomi di non parlare, per poi sparire. Io non vedo l'ora di scoprire la sua identità, che sono troppo curiosa. Mi sono sporta nella cavità dell'albero e ho teso il braccio per cercare di prendere quello che c'era dentro. E tirando fuori la mano, mi resi conto che avevo preso una piccola pietra blu. Un altro pezzo di cristallo! Non sapevo più cosa pensare di tutto quello che mi stava succedendo. Quest'uomo non mi sembrava molto apprezzato dal resto della guardia e da parte mia non capivo molto da cosa provenisse questo conflitto, ma era chiaro che tentasse sempre di aiutarmi in un modo o nell'altro. Meglio non parlare di questo incontro, gli altri potrebbero non capire. E ho deciso, darò loro il cristallo, solo dopo aver fatto il test e prima di tornarmene finalmente a casa. Ma per farlo devo ancora trovare la resina di cipresso dorato. Ecco il seme. E adesso posso portare tutto questo ad Ezariel. Ezariel sta ancora leggendo. Ecco, ho tutto. Mi devi scusare però, non ho finito di preparare il test. E immagino che tu non mi voglia tra i piedi, vero? Esattamente. Va bene. Torno dopo allora. Sono uscita dalla stanza. Umana o no? Come scusa? Che cosa ha detto il test? Non è ancora pronto. Ezariel mi ha detto di pazientare ancora. Sarei stupito se fossi una fairy. E perché? Perché hai davvero l'odore di un'umana. Icar mi ha detto la stessa cosa. È tornata a casa? L'ho vista andare verso la foresta. Sono sicuro che ha voluto portarti da amico a tutti i costi. Eh sì, ha alzato gli occhi al cielo. Nel suo stile, è una persona divertente. Non la conosco abbastanza per dirlo. Ma di che razza è? È una brownie. Nel mio mondo è un dolce, invece qui? Una razza di fairy, e tra l'altro ne hai già incontrata una. E chi? Indovina. Ovviamente Mary. Brava! E per me cosa diresti? Non lo so proprio. La tua razza è la mia preferita. Ho paura di dire qualche stupidaggine e di farlo arrabbiare. Che strano però, i Icar e Mary non si somigliano per niente. Ci sono diverse sottospecie di brownies. Capisco. E se fossi tu? No, ti ricordo che io sono umana. Non saprei, non ti ho ancora conosciuto abbastanza. Sono diventata tutta rossa. Sì, Finita così la discussione con lui? Va bene. Vediamo se ha finito, Ezi. Allora, hai finito? Hai altre domande? O sempre solo quella? Chiedo scusa, Sua Maestà ha finito? Preferisco. Ho finito. E cosa devo fare?
voglio dire, come lo passo il test? Goccia di sangue? Devo soffiare da qualche parte? Niente di speciale, solo vai a cercare Miko. E perché? Preferisco che sia presente per constatare che sei umana. Bene, sono d'accordo sul fatto che debba esserci. Vado a cercare Miko, deve essere nella sala del cristallo. E perché, se posso chiedere? Ezreal mi ha fatto passare il test e vuole che tu sia presente per i risultati. Ah, va bene. Miko ha lasciato il suo bastone a Gaemon e mi ha accompagnata. Quindi torniamo da Ezreal. Quando sono arrivata, Valchion e Nevra erano già lì. E adesso che ci siete tutti, posso provarvi che sono umana. Come se ci fosse bisogno di provarlo, è umana. Per una volta siamo totalmente d'accordo. Ezreal, smettila! Allora, cosa devo fare? Dammi la mano. Ti applicherò una preparazione. Se hai una reazione vuol dire che sei una fairy. Ma visto che sei umana non succederà un bel niente. E mi farà male? No, non credo. Ha applicato il prodotto sul palmo della mano. Non ho sentito nulla. E fra quanto avremo i risultati? Al momento, vero? In generale sì. E lo fate spesso questo tipo di test? È già capitato che qualche umano si trovasse da queste parti. E qual è stata la reazione? Niente di straordinario. Ok. L'avresti già vista se non fossi un'umana. Allora sono un'umana, vero? Assolutamente. Si è girato verso Miko. Allora, mia cara amica, come vedi e come avevo detto, questa ragazza è umana. Che succede perché Miko non parla? Come dico dall'inizio, nessuna traccia di sangue feri nelle sue vene. Ancora una volta avevo Che... cosa? Ma la mia mano si mise a bruciare. Una fiamma di un verde vivo usciva dal palmo della mia mano e si consumava lentamente, man mano che il prodotto spariva. Urlai di riflesso, terrificata da quello che mi stava succedendo. Misako, va un po' meglio? Credo di sì. Hai avuto male? No, per niente a dire il vero. Ho gridato così forte, mi sento ridicola. Non ci posso credere. Quindi, cosa dicevi? Che avevi ragione? Che non è una fairy? Aspettate, cosa vuol dire questa fiamma? Mi hanno guardata tutti con l'aria più seria del mondo. Che hai del sangue fairy? Ma guarda, il test non sbaglia. Se è apparsa la fiamma vuol dire che hai del sangue fairy. No, si è sbagliato. Non è possibile, mi rifiuto di crederci. Ma com'era possibile che fossi una di loro? Avevo sempre vissuto tra gli umani ed ero una persona come tante altre. Doveva esserci per forza un errore da qualche parte. E dopo avermi detto che non c'era possibilità di errore e che la reazione chimica era dovuta al mana nel mio organismo, chiesi a tutti di lasciarmi respirare un po'. Avevo bisogno di riflettere e capire cosa mi stesse succedendo. Decisi di andare un po' in giardino. Camel in giardino. Che hai? Niente, sono un po' giù. Hai perso il tuo famiglio? No, ho solo ricevuto una brutta notizia. Quale?
che non sono un'umana, ma Fairy. Sei come me allora, è fantastico! Tu trovi? Ma allora vuol dire che resterai qui? Come faccio a dirgli che non ne ho voglia? E il tuo famiglio? Non so dove... L'hai già perso? È con mia madre, fanno una passeggiata. E tu? Ti sei perso? Esatto. Ti aiuto a cercare la mamma? Sì, per favore. Sei qui. Mi cercavi? Mi è dispiaciuto vederti andare via. Scusa, ma avevo bisogno di stare un po' da sola. Immagino, scoprire che non si è ciò che si credeva. Esatto. Cosa pensi di fare? Cerco la madre di Mary, che si è perso. Credo dovresti tornare da amico, ha parecchie cose da dirti. Immagino. Pensi di farcela? Ho altra scelta? Non credo, e se vuoi vado io con Mary. Se Mary è d'accordo, ok. Kero si è allontanato con Mary. Devo andare da amico al laboratorio di alchimia. Ok. Cosa dovevo fare? Tornare da amico e chiederle di saperne qualcosa in più su di me? Mi facevo delle domande su me stessa, sul perché fossi atterrata qui. Questo test aveva un po' il sapore della sconfitta. Arrivata nella sala con tante porte, esitai un attimo prima di entrare di nuovo nella sala di alchimia. Torniamo indietro. Eccolo! Ti aspettavamo. Oh, mi hai fatto paura. Paura? Addirittura? Non pensavo fossi dietro di me. Sono sempre lì dove nessuno si aspetta. Lo vedo. Andiamo, è ora. Mi ha messo una mano dietro la schiena e mi ha spinto verso avanti. Miko è davanti a me e mi guarda con aria severa. Scusa, ma avevo bisogno di un po' d'aria. Ti capisco. Davvero? Noi siamo tutti sorpresi che tu sia una fairy, allora posso immaginare il tuo stato d'animo. Che c'è? Non mi crederete, ma ho trovato un altro pezzo di cristallo. Cosa? Lo mostro a tutti. L'ho trovato nella cavità di un albero. E come hai fatto a sapere che era lì? È complicato, io... Se lo spiegherai quando vorrai, adesso ci sono cose più importanti su cui concentrarsi. Non l'avevo visto entrare. Miko, ho saputo che questa ragazza ha sangue fairy. E chi te l'ha detto? Le notizie si diffondono in fretta. Icar non può resistere quando si tratta di pettegolezzi. A quanto pare Misako non è umana. Io non capisco, a parte il colore molto particolare dei suoi occhi, è un tipo comune. Quindi mi chiedo che tipo di fairy alien può essere. E poi questa facilità a trovare cristalli. Non ne ha mica trovati così tanti. 2 in qualche ora, e comunque più di quanti ne possa trovare la guardia in 2 settimane. Aspettate un attimo, che vuol dire che non sapete che tipo di Failien sono? Che poi, che cos'è una Failien? Un Faileno e uno Failiena è un ibrido, mezzo umano e mezzo fairy. Ho capito, e dal mio sangue non potete capire che tipo di creatura sono? No, senza caratteristiche fisiche o capacità particolari è molto difficile determinare la tua razza. E poi il fatto che tu sia interamente umana e che tu abbia vissuto solo tra gli umani complica tutta la faccenda. Non conosciamo neanche la razza di Valchion, ad esempio. Davvero? Anche lui è un Failien? Ma visto che ho vissuto quasi tutta la mia vita qui, sono un fairy più che un umano.
Questa situazione è assurda. Sei stata adottata per caso? No, i miei genitori sono i miei genitori biologici. O almeno credo. O forse lo sono stati loro. Non credo. E poi mi dicono spesso che somigli molto a una mia bisnonna. Allora devi avere un antenato fairy, ma questo non ci aiuterà nella nostra ricerca. E quanto pensi ci vorrà per saperlo? Dipende. Ne possiamo parlare dopo se vuoi. Ho fatto cenno di sì, ho bisogno di incassare il duro colpo. E ovviamente, visti tutti gli eventi, non possiamo lasciarti partire. Cosa? E senza dare ascolto a quello che dicevo, Mico e gli altri si misero a discutere. Mi sentii impotente davanti a quella situazione. Io, che avevo una voglia, quella di tornare a casa mia, invece gli altri sembravano volermi solo obbligare ad integrarmi nel loro mondo. E dopo una breve discussione, in cui Ezariele cercò ancora di parlare della mia inutilità, si decise che dovevo restare nella guardia di El. Cominciai ad abituarmi all'idea di restare e di far finta di ingranarmi nel loro mondo. Ma non avrei abbandonato l'idea di tornare a casa, un giorno. A qualsiasi costo l'avrei fatto. E visto che resta, dovremmo darle una camera. Perché? Avevate previsto di non darmene una? Oh, ci restano delle celle se vuoi. No, grazie. Ha chiamato Gaemon perché mi accompagnasse nella mia nuova camera. Vai nella tua camera. Stai meglio? Diciamo. Se vuoi proprio saperlo, avremmo potuto risparmiarcelo il tuo capriccio. Scusa? È facile scusarsi. Volevi che non dicessi nulla? Meglio se tacevi. Ma tu che problema hai? Ok, non ami gli umani, ma io non ne sono davvero una, adesso si sa. Allora non potresti fare uno sforzo? Non odio gli umani, o meglio, se proprio devo fare uno sforzo. Lo spero. Allora, dov'è la mia camera? Dritto, porta rosa senza niente. Ok. Quindi qui. Arrivo nella camera e sono sotto shock. Wow, non può essere. È peggio di una cella. No scherzo, camera per nuovi. Non posso dormire lì, non c'è il materasso. Tu lavori molto, tu stanca, tu dormire. Non ci credo. E questa sarebbe una camera? Meglio la prigione a questo punto. Mi era ancora difficile accettare la nuova, dura realtà. Non ero un'umana, ma una creatura della Fairy. E il colpo di grazia l'avevo ricevuto nel vedere quella che sarebbe diventata la mia camera. Ma è uno scherzo, non posso mica dormire su quel letto. Gaemon, per favore, faccia qualcosa. Mico ho detto dare camera, tu avere camera ora, Gaemon non potere fare altro. Ma allora a questo punto potevo restarmene nella cella, sarebbe stato uguale. Sono sconvolta, è questa specie di orco che resta impassibile. Se tu volere altra camera, tu chiederai a Mico. Non mi ascolterà, lo so già. Misako non coraggiosa. Se si tratta di Mico, non lo sono, è vero. Ok, va bene, vado. Grazie lo stesso. Andiamo da Mico. Bene, non è qui. E tu che ci fai nella sala del cristallo? Stavo cercando Mico, non è che l'hai vista per caso? È appena andata via a dire il vero. Mannaggia! Giusto per sapere perché ci volevi parlare? Ho una richiesta da farle. E che tipo di richiesta sarebbe? Sai che mi hanno dato una camera? E com'è? Brutta.
Ma dai, non può essere così brutta. I muri hanno delle crepe, il pavimento è sporco e non ho neanche un materasso. Non esagerare. No, davvero, vai a vedere se non ci credi. Andiamo, dai. L'ho portata in camera mia per farle vedere in che stato pietoso fosse. In effetti è un po'... è brutta. Devo dire che non avrei potuto dirlo meglio. Adesso capisco meglio perché vuoi parlare conmigo. Ma anche se riuscissi a fissarti un appuntamento... Ma da quando ci vuole un appuntamento per parlare conmigo? Ho qualche dubbio che ti ascolti. Voglio comunque provarci. Coraggio! Sì, ma se non c'è, dove la trovo? Oh, eccola. Ecco, amico. Leiftan, non sai quanto sono perplessa per questa storia. Anch'io, chi l'avrebbe mai detto che potesse succedere? Vedo che abbiamo visite. Dimmi, Misako, hai bisogno di qualcosa? Beh... Sbrigati, per favore, parlavamo di qualcosa di importante. Non posso dormire nella camera che mi hai dato, non c'è il materasso. Volevi una camera e l'hai avuta. Anche Gaemon non ha il materasso, eppure dorme benissimo lui. E poi ti ricordo che anche se ho accettato la tua presenza qui non vuol dire che debba occuparmi di te. E ha fatto un gesto con la mano per dirmi di sparire. E quindi me ne devo andare? Seriamente? Ma che razza di mondo è questo? Sono sola e per giunta non ho neanche un materasso su cui dormire. Non ne posso più. Non ne puoi più di? Oh! Sei tu, Leiftan. Hai finito di parlare conmigo? Diciamo, adesso puoi dirmi di cosa non ne puoi più? Di tutto questo. Non ho nessuno qui e in più mi è stata data una camera che è peggio di una prigione. Non devi scoraggiarti, se fossi in te non andrei da amico da sola. E mentre lo diceva mi ha messo una mano sulla spalla. E perché? Perché se non sei sola non sarà così facile per lei rifiutare la tua richiesta. Capisco. Adesso devo andare, ho delle cose di cui occuparmi. Grazie e a presto. Che carino che è Leiftan. Ehi Misako, che ci fai qui? Come mai non sei in camera tua? Veramente non ho nessuna intenzione di andare in camera mia. E perché, scusa? Perché è sporca e non c'è il materasso. Non ci credo, non dirmi che ha osato. Sì, ha osato. Guarda, voglio bene, amico, ma... A volte esagera veramente, non può mica lasciarti in una camera in pessime condizioni. Ho cercato di dirglielo, ma non mi ha voluto ascoltare. A volte può sembrare una gran testarda, ma ti garantisco che quando vuole sa essere davvero gentile. Cosa pensi di fare allora? Ecco, appunto, ti cercavo proprio per questo. Davvero? Leiftan mi ha consigliato di chiedere ad altri membri di aiutarmi. Se mai volessi aiutarmi... Aiutarti a parlare conmigo? Esatto. Oh, ma io... non so, tu sai... Per favore. Ok, va bene. Grazie. Ok, devo convincere qualcun altro. Ciao, come va? Ehi, ciao. Allora, hai visto la tua camera? E com'è? Cosa c'è dentro? Ci sono dei libri e cose da mangiare? Questa non la smette di fare domande. No, non c'è niente nella camera. In che senso non c'è niente? Né libri, né viveri, né materasso. Cosa? Non hai il materasso? Ma che ti prende? Sembri più scioccata di me. Non è affatto carino lasciarti senza materasso. Lo penso anch'io. E pensi di parlarne amico? Perché non è possibile che ti lasci così. L'ho già fatto e non ha voluto saperne niente, quindi, come mi ha consigliato Leiftan, cerco di convincere più persone ad aiutarmi a farle cambiare idea.
Buona idea, conta su di me. Che gentile questa ragazza, non ho neanche dovuto insistere per convincerla. Ok, siamo a due alleati. Icar, eccoti. Allora, hai avuto un'altra camera? No, amico, non sei neanche degnata di ascoltarmi. Cavolo, anche se per dirla tutta me lo aspettavo. Voglio bene, amico, ma... mi sembra di sentire che ero. Quando si mette in testa una cosa, è impossibile farle cambiare idea. Perché non chiedi aiuto agli altri membri della Guardia Scintillante per farti dare quello che ti spetta? È quello che sto facendo. Leftan mi ha consigliato di fare lo stesso. Lui l'ha inquadrata bene, amico. Deve essere un buon osservatore. Lo è, oltre ad essere molto disponibile e colto. Mi piace molto discutere con lui. Si vede che ti è simpatico. Sì, molto, ed è anche un bel ragazzo. Come, scusa? Vuoi dirmi che tu non lo trovi carino? È vero che è piuttosto carino. Hai ragione, l'avrei visto due volte, allora non ci avrà neanche fatto caso, ma questo non c'entra con quello di cui stiamo parlando. Ecco, appunto, diciamo che non c'entra. Scusa, ma posso essere una gran chiacchierona a volte. Non fa niente. Vuoi davvero che ti accompagni per fare la tua richiesta? Non ti dispiace? Se te lo sto proponendo vuol dire che mi fa piacere. Allora, se non ti dispiace, mi farebbe piacere che mi aiutassi. Eccolo finalmente. Allora, ti piace la tua nuova camera? Spero ti abbiano dato un letto confortevole. Io preferisco quando è piuttosto morbido. No, ma sbaglio o sta praticamente alludendo al fatto di dormire insieme? E per favore, se potessi prendere delle lenzuola rigorosamente di seta, detesto quelle in cotone. Mi ci vorrebbe un bel materasso prima delle lenzuola. Come, scusa? Ho solo la base del letto per il momento. Una rete? No, proprio la struttura del letto, quella in legno che è intorno. Quindi vuoi farmi credere che Miko ti ha dato una camera con un letto ma senza materasso? Perché dovrei dirti una bugia, scusa? Così avresti una scusa per dormire con me. Ho guardato altrove. Sei veramente impossibile. Ho le guance in fiamme. Quindi immagino che tu sia già andata a lamentarti con Miko. Sì, e mi ha mandata a quel paese, per farla breve. Volevo chiederti, non è che verresti con me per cercare di farla ragionare? Va bene, ti accompagno. Alla fine riguarda anche me che tu abbia un letto confortevole. Anche se ha deciso di aiutarmi, le sue allusioni restano inquietanti. Sorvoliamo, io adoro Nevra anche per questo, proprio perché è così. Adesso sono tutti lì, pronti ad aiutarmi a far ragionare Miko. Se penso che devo fare tutto questo per un semplice materasso... Ok, direzione sala del cristallo. Arrivata nella sala del cristallo, sono andata verso Miko con passo deciso. Miko, dobbiamo assolutamente parlare. Che cosa ci fate tutti qui? Ecco, ho capito. Ci ha guardato e si è dato un colpetto alla fronte. Siete venuti per parlarmi della camera? Voi tre, vi capisco, ve ne ha parlato e vi siete inteneriti. Voi? Si è girata verso Valkyon, Ezariel e Nevra. Non riesco a capire questo assemblamento di idioti, ma il vostro sciocco piano mi è chiaro. Sinceramente non mi va di starla a sentire lamentarsi, le mie orecchie sono delicate, o che venga a chiedermi di continuo delle pozioni contro il dolore. A noi serve una recluta che sia in forma. Ho paura che voglia rubarmi il mio letto. Nevra, farò finta di non aver sentito. Sono seria, quella camera non è sana per me.
Chiedo scusa, ma è la sola camera disponibile. Allora ti propongo che tu scelga uno dei capi delle guardie per occuparsi di decorarla. Non ho capito. Misako, visto che insisti per essere sistemata in una camera come si deve, allora ti lascio scegliere chi dei tre si occuperà della tua camera. Ti ripeto che sei sotto la loro responsabilità. Devo scegliere? Esatto, tra Nevra, Valchion o Ezariel. Affida questo compito a chi preferisci. Cosa? Ma no! Non ho chiesto la tua opinione. I ragazzi stanno brontolando dietro di me. Credo non siano affatto d'accordo. Quindi devo davvero scegliere uno tra loro. Chissà cosa faranno per la decorazione. Ok, allora io per il momento mi fermo qui con la storia. Nel prossimo episodio sceglierò uno dei tre per decorare appunto la mia camera. E se volete, giù nei commenti potete darmi dei suggerimenti. Chi dovrei scegliere secondo voi fra Nevra, Ezariel e Valchion per decorare la camera? Sono proprio curiosa di sapere cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video. Noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!